Buonasera cari amici telespettatori e bentrovati a una nuova diretta di Tele4. Primo giorno in zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. L'ordinanza regionale è stata ritirata ieri dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e da questa mattina, anzi da mezzanotte 01, è scattata la zona arancione con tutte quelle che sono le chiusure, le prescrizioni del caso. Innanzitutto bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7. Un dato ad inizio diretta, poi andiamo con i collegamenti: 608 nuovi casi giornalieri di Covid-19, pari al 13,5% dei tamponi eseguiti, che sono poco più di 4.500, quindi oltre 600 contagiati, una percentuale tamponi positivi comunque molto alta. In collegamento vedo già Ferdinando Avarino via Skype, il nostro vice direttore. Buonasera Ferdinando. Ciao Marco, buonasera, bentrovati a tutti. Allora, tra qualche istante siamo in collegamento con il nostro Gianluca Paladin, che ha registrato 10 minuti fa, prima dell'inizio della diretta, già le prime code fuori dalle pizzerie, perché l'asporto è possibile fino alle 22 e quindi naturalmente la gente si è anche un po' adattata e quegli esercizi possono lavorare in quella modalità. Appena vedo la possibilità di mandarli in onda la mando. Ferdinando, intanto, primi Marco. Dati, scendono leggermente i pazienti in cura in terapia intensiva da 45 ieri e 43 oggi, però salgono di 23 persone i ricoverati che sono a quota 401, 12 purtroppo le persone decedute, tra cui un triestino di 87 anni all'ospedale. Quindi insomma, dati comunque alti dal punto di vista percentuale tamponi positivi. Sì, ma io ti posso dare l'impressione di questa prima giornata arancione, come vogliamo definire. Avevamo detto e previsto, sarebbe stato sul fronte del tempo una giornata un po' più brutta, no? Un weekend un po' più brutto rispetto a settimana scorsa, mentre domani c'è prevista pioggia e poi da martedì via dicendo sarà invece bello, almeno quello che ci è dato sapere dalle previsioni del tempo. Bene, a Barcola c'era, io dico, la metà delle persone rispetto a settimana scorsa, e poi questa tristezza, un po' consolazione, come vogliamo definire, qualcuno dice come depressione per molti ristoratori, quindi tutto chiuso, dai grandi centri della ristorazione che sono qui presenti a Barcola ad altri. Quindi questa domenica strana si andava a passeggio, però c'erano parecchie persone che facevano il bagno ancora, erano alcuni alcuni sub impegnati nella pesca e qualcuno invece che sa con l'orologio alla mano che fa bene anche per la circolazione, quindi stavano quei 5-10 minuti necessari con un'acqua che mi hanno detto, perché ho provato ovviamente, era a 16 gradi, 16 gradi e mezzo, ecco. Però ti dico, molte meno persone rispetto al weekend precedente di sicuro. Allora, primo contributo di Gianluca Paladin registrato 10 minuti fa, bar e ristoranti chiusi, ma si lavora per asporto e take away fino alle 22, quindi partiamo con una pizzeria. Siamo alla trattoria Campanon, pizzeria che in questo primo giorno in zona arancione si sta attrezzando, come già prima nel primo lockdown, per il servizio da sport e per il servizio a domicilio, quindi gran lavoro anche per riuscire giustamente a continuare in questo periodo molto molto duro. Allora ringraziamo e disturbiamo un secondo il titolare della pizzeria. Come si procede in quel lavoro in questo periodo, oggi primo giorno di zona arancione? Beh, come il primo giorno non è male, però il problema è sempre quello, avere la gente qua, giustamente, farli sedere, si lavorerebbe molto meglio, cioè è molto più soddisfatto, quindi il lavoro è un po' alto e bassi, non c'è una regola, non c'è più niente, non... Cambia molto dal punto di vista della clientela, dell'affluenza di... Se il servizio a casa arriva quel che arriva, è ovvio, però la gente sa benissimo, quindi si accontenta e giustamente... Dammi una chiave qua.
giustamente facciamo il possibile per far arrivare il prodotto più buono possibile a casa. Ma ti chiedo un'ultima cosa, perché giustamente state lavorando, quindi voi adesso sfornerete pizze fino all'orario alle 11. Fino alle 11. Sì. E poi giustamente. E poi basta, perché poi termina proprio alle 9:30-10, c'è già, diciamo così, non chiama più nessuno. Va bene, grazie mille per averci accolto alla trattoria al Campanon, dove veramente si stanno attrezzando. Poi noi scenderemo in città, vedremo la situazione anche dal centro città di Trieste, un po' come la gente sta respirando, vivendo questo periodo, ricordiamolo, primo giorno ufficiale in zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. Detto questo, restituisco la linea allo studio. Bene, si è collegato con noi il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che salutiamo e ringraziamo per essere in diretta su Tele4. Buonasera, sindaco. Buonasera. Sindaco, allora, primo giorno in zona arancione, con qualche differenza perché i piccoli negozi hanno potuto riaprire, anche se in molti non hanno avuto il tempo. Detto questo, abbiamo appena visto lavorare per asporto, non è il massimo ovviamente, ma ci si organizza in qualche modo per quei locali che possono farlo, che possono andare avanti. Detto questo, è ovvio che il danno è ingente per tanti. Certamente, ieri avevo chiamato il ministro Speranza proprio per questo, perché c'era questo accordo. Facciamo un po' la storia un attimo, perché è importante. C'era questo accordo con la regione Friuli Venezia Giulia, con il nostro Fedriga, con Zaia e con Bonaccini. Avevano fatto le ordinanze e avevo chiamato Speranza ieri per dirgli: lascia una settimana che vediamo cosa succede con queste ordinanze. E invece questi ci hanno sbattuto in zona arancio. E voglio capire a questo punto anche i numeri, perché se il Veneto è fuori e noi siamo in zona gialla e noi siamo in zona arancia, voglio capire i numeri. Di algoritmi non mi interessano, voglio capire per quale motivo, perché io ho tutti i numeri qua che mi dicono che non dovevamo essere in zona arancio. Il danno è enorme, come puoi immaginare. Ieri ho girato la città, era fantastico vedere come era la città. Oggi sono ritornato in città, sì, c'è un po' di gente in Piazza Unità per ovvi motivi, perché ci sono gli addobbi natalizi, però il danno nei confronti dei bar e naturalmente della ristorazione è folle. Insomma, io credo che noi non dovevamo assolutamente andare in zona arancio, ma dovevamo rimanere in zona gialla. Questo era quello che mi aspettavo. Ieri l'ho chiamato due volte, per due volte mi ha detto che mi chiamava, e a questo punto non ha risposto. Sai, siccome non ha risposto, non mi ha chiamato, non mi ha chiamato ovviamente, a questo punto sai, comincio a pensare male, perché hanno messo ovviamente la Campania e la Toscana in zona rossa, e a quel punto sai, conosco ormai da 20 anni i miei polli, la politica è un po' così, aspetta che mescoliamo un po' tutto. E ci hanno buttato dentro noi e le Marche, non hanno avuto coraggio con Zaia, probabilmente perché Zaia è troppo potente e naturalmente hanno fatto questo. Ripeto, secondo la mia opinione, ma voglio i dati, cioè io entro questa settimana, da domani mattina, cioè sindaco, secondo lei non hanno avuto il coraggio di mettere in zona arancione il Veneto? Ma se ci confrontiamo con i dati, oggi ho pubblicato, avete visto tutti quegli istogrammi, no? E i dati ci danno ragione in questo momento. La mia regione non deve essere in zona arancio, ecco, tutto è, perché allora mi confronto con il Veneto, allora delle due l'una, o mettiamo dentro anche il Veneto o tiriamo fuori il Friuli Venezia Giulia. Ferdinando, ieri il presidente Fedriga ha spiegato che i parametri che hanno determinato questo accesso in zona arancione non sono né le terapie intensive né i posti letto, esatto, ma i positivi sui nuovi tamponi, che non possono essere superiori al 20% rispetto alla settimana precedente, e il dato sul tracciamento rispetto al mese scorso. Beh, allora esatto, mi lasciavi, scusami Marco, allora mi lasciavi una settimana con l'ordinanza dei presidenti, e dopo una settimana che non cambiava nulla si decideva, invece dopo un giorno ci hanno sbattuto in zona arancio. Secondo me quella sindaco, è stata veramente una cosa sbagliata.
una cosa che ci ha colpito, c'era la rabbia di Federica, la sua, che abbiamo seguito con il sindaco di Piazza proprio Aringa venerdì sera, appena scoperto la zona arancione. Però una cosa ci ha stupito, che per esempio non ha voluto impugnare questa ordinanza di Speranza, cioè il Friuli-Venezia Giulia avrebbe potuto fare un'azione di questo tipo. Poi, per carità, c'è il senso di responsabilità, sappiamo che stiamo vivendo una pandemia, quindi c'è tutto. Però, sindaco, forse ci aspettavamo una manovra di questo tipo, no? Ma senti, sai, impugnare dopo si va sempre con... Semplicemente, ripeto, se un sindaco chiama e domani mattina ritorno con la batteria di Palazzo Chigi a chiamare Speranza, se un sindaco chiama e lui risponde per due volte che mi chiamerà, mi deve dare delle spiegazioni. Dopo, ripeto, tutti questi dati, queste alchimie, questi algoritmi che sentiamo, io voglio sapere per quale motivo il Friuli Venezia Giulia è dentro nella zona arancione e altre regioni no. E allora ripeto, altrimenti comincio a pensare male che bisognava mescolare un po' tutto per far digerire alle regioni a guida centro-sinistra che sono andate in zona rossa, cioè Campania e Toscana, per far digerire tutto. Questo mi infastidisce, perché io sono dalla parte delle persone che hanno sempre lavorato nella loro vita e so quanto è difficile lavorare, quanto è difficile guadagnare, quanto è difficile pagare le tasse. Per cui a questo punto mi permetto di dire a queste persone che devono avere più rispetto nei nostri confronti, altrimenti mi danno i dati, mi dicono che sono un cretino, che ho sbagliato tutto, perché loro hanno i dati, e a questo punto dico scusatemi. Ma ho i miei dubbi su questo. Allora, stavamo vedendo le immagini in diretta, se non sbaglio proprio da Corso Italia, di questa serata, prima serata in zona arancione. Dovremmo avere Gianluca Paladin. Gianluca, sindaco, resti con noi. Gianluca. Sì, allora buongiorno, buonasera anzi ai telespettatori, buonasera a Ferdinando, buonasera a te Marco, buonasera anche al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Dunque, siamo in Piazza Goldoni, Corso Italia, esatto, l'inquadratura da cui siamo partiti con il nostro Enzo Iannacone per far vedere un po' il traffico in città. Come potete vedere ce n'è un pochino, anche se ovviamente sono poche le attività che possono essere svolte in questo contesto. In questa piazza ci sono persone che hanno sostato, sono quelli anche che fanno di lavoro, che di lavoro trasportano il cibo a domicilio per le persone che hanno la possibilità di ordinarlo. Prima abbiamo anche chiesto a qualcuno se voleva chiacchierare con noi, sono stranieri, abbiamo provato anche un approccio in inglese, ma c'è un po' di timidezza. Però come potete vedere proviamo ad avvicinarci, magari vediamo se ci dicono anche le loro sensazioni. Ecco i ragazzi, buongiorno, buonasera, scusatemi il disturbo. Non hanno intenzione di provare a parlare, sono stranieri, però insomma ci hanno detto che il lavoro prosegue, chiaramente è dura, non è la stessa cosa che lavorare in un contesto diverso, perché anche c'è il Covid ovviamente, che il grado di pandemia è talmente elevato che insomma anche lavorare in questi contesti non è certo sicuramente piacevole, però insomma si prosegue. Come potete vedere la piazza non è completamente vuota, però sostanzialmente non c'è motivo perché ci sia capannello di gente. Possiamo vedere dalle immagini di Enzo Iannacone che i ragazzi anche lì seduti sulla panchina, proviamo a chiedergli anche se magari parlano italiano, se hanno voglia di comunicare con noi. Ragazzi, buonasera, buonasera. Siamo in diretta su Tele4, oggi il Friuli Venezia Giulia è il primo giorno in zona arancione, voi siete qua, siete dei lavoratori, come la state vivendo questa situazione? No, sono minorenne, faccio una camminetta meno di 18 anni, basta, adesso sto cercando il lavoro. Adesso voi immagino che andrete a casa a una certa ora, visto che alle 22 c'è il coprifuoco. Sì, devo tornare a casa alle 8. Ok, d'accordo. Sono uscito alle 7, massimo tutto è mio, comunità rule, alle 7, alle 8 basta, non uscire più. Tra poco torni a casa dunque. Sì. Va bene. Grazie del tuo intervento. Gianluca, allora, torniamo punto da te io... tra un istante, magari in un'altra piazza. Sindaco, Gianluca, abbiamo visto... Forse,
Forse vai verso Piazza Unità, che diamo un'immagine un po' migliore della mia città. No, ma è colpa mia, sindaco, perché gli ho detto allora, non facciamo solo tua, Piazza Unità. È sempre colpa tua, lo sappiamo. Ecco, bene. Perché non posso mica dare la colpa al direttore, no? È colpa di Stabile, perché ho detto Gianluca, siccome andiamo sempre Piazza Unità, Piazza della Borsa, partiamo dall'altra parte e diciamo che non siamo partiti proprio con il botto. Marco, ecco. Diciamolo. Sindaco. Tra poco ci sarà anche il direttore. Ecco, c'è anche un altro tema, che c'è confusione sulle regole, no? Perché si sono tutti organizzati con l'ordinanza, tac, scatta la zona arancione e stamattina anche chi poteva teoricamente aprire di nuovo, magari non lo sapeva, non aveva potuto organizzare le cose, chiamare i commessi, c'è l'invenduto dei locali, c'è una bella confusione, no? Te l'ho detto prima, che avevo chiamato Speranza appunto per dirgli, se sabato era l'unico giorno che era in vigore l'ordinanza del presidente Fedriga, lasciami una settimana, vediamo tre giorni, quattro giorni, anche per quello che hai detto tu, in maniera che i ristoranti potevano eliminare le scorte che avevano e non, per non buttare via un sacco di soldi e un sacco di merce. Però questi non capiscono, ritorno a dire, sai, chi ha lavorato sa come funziona. Chi non ha mai lavorato e che magari ha fatto solo politica conosce poco come il sistema e cosa vuol dire dare la paga a fine mese ai dipendenti e non prenderla di sicuro come funziona in certi settori e cosa vuol dire guadagnare e pagare le tasse. Questo è quello che non capiscono e non hanno rispetto di queste persone. E non parlo di destra o di sinistra, parlo di chi ci governa in questo momento. E non faccio politica, dico solo che bisogna avere rispetto, perché per esempio immagino che sabato tutti i ristoranti saranno stati pieni di merce perché aspettavano, esatto. Avete visto cosa... E a un certo punto gli hai detto chiudi, questo non si può fare, potevi dargli 48 ore che non cambiava poi nulla. Insomma. C'era anche Black Friday, dicono in tanti, no? Tra l'altro, cioè, c'era il periodo anche di sconti, eccetera. Ferdinando! No, ma perché forse ci dimentichiamo, e non lo ricordiamo mai abbastanza, che i ristoratori sono in questa condizione da diverse settimane. Adesso si parla del Natale, Natale fatelo solo con i familiari, forse riapriamo ma qualcosina per Natale. Cioè voi immaginate per quanto tempo i ristoratori avevano le cene saltate. Adesso in Florenza e Giulia sono chiusi come i bar e chissà per quanto ancora, per fare questo famoso lockdown morbido di attività che secondo il governo evidentemente sono sacrificabili e che avranno questo periodo molto molto lungo, perché non sappiamo quanto durerà, quando finalmente usciremo dall'arancione, sperando non finire peggio. Certo, questo è un tema che andrà avanti nel tempo, anche perché tra l'altro qualcuno ha appena ricevuto il bonifico di ristori e si trova di nuovo chiuso, quindi quello che ha potuto un attimino tamponare già si crea un'altra voragine piuttosto che un altro buco. Le notizie del giorno sono purtroppo di altri casi di positività anche nella squadra di basket dell'Allianz e sono di tutta una serie di sanzioni notturno, 13 per violazione di coprifuoco, tra cui un ragazzo in bici questa notte che è stato bloccato. Vabbè. Insomma, pensa anche tu, questo abbiamo risolto il problema insomma della pandemia, abbiamo bloccato un ragazzo in bici insomma. Capisco perfettamente, sì, io leggo le notizie ovviamente in questo caso, lo so, no? Sono lo so Marco, di però intendo dire che le situazioni vanno affrontate con serietà e con rispetto anche di queste categorie, parlo di rispetto, dopo se volevano prendere il provvedimento potevano avvisare, potevano dire guardate che fra tre giorni, due giorni, fra 72 ore noi andremo a bloccare il tutto in maniera che ci si organizzava in maniera diversa. Così, dopo aver raggiunto un accordo, ma quello che mi fa impazzire, avevano raggiunto un accordo in tre regioni, sabato mattina parte l'ordinanza di Fedriga, è durata un giorno perché il giorno dopo ci hanno sbattuto in zona arancia. Ma di cosa stiamo parlando? Per cortesia, ripeto, un minimo di rispetto. E poi, anche se procrastinavano, come ritorno a dirlo, di qualche giorno, non cambiava nulla. Solo che le aziende potevano organizzarsi in maniera diversa. Perché prima, naturalmente, avendo le aziende, i ristoratori, i bar, che avevano i locali aperti fino alle 18, è chiaro che comunque lavoravano e avevano le loro scorte. Insomma, mentre così abbiamo fatto un danno sul danno.
Stiamo vedendo anche le immagini del nostro Enzo Iannacconi in camera car, che ci sta facendo fare sostanzialmente un giro di Trieste in macchina alle 19.50 circa di questa serata, di questo primo giorno in zona arancione per Trieste e l'intero Friuli Venezia Giulia. Ferdinando, non è una situazione da lockdown, però purtroppo, purtroppo poco ci manca. No, ma è una provocazione far arrabbiare il sindaco come sempre, però una delle ricostruzioni era che il famoso indice RT, uno di quelli principalmente seguiti e analizzati dal Comitato Tecnico Scientifico, desse Trieste in una condizione peggiore. Allora, per evitare forse che tutta la regione fosse arancione, la si poteva fare solo a zona arancione Trieste, però immagino che su questo il sindaco si arrabbierebbe. Ripeto, datemi tutti i dati per iscritto, naturalmente. Se ho torto dirò ho torto, ma se ho ragione ho ragione. Voglio i dati, non mi interessano le chiacchiere. Per dire, lei insiste, sindaco, io se tu vai sul mio sito oggi domani. Ho pubblicato tutti gli istogrammi e gli istogrammi mi stanno dando ragione, e allora sto dicendo ditemi qualcosa, quali sono i dati che sono variati in funzione di quegli istogrammi, e allora io ti dirò hanno fatto bene per questo, ma fin quando non mi date i dati non voglio sentire queste cazzate. Tra l'altro, sindaco, c'era stato anche lo stesso presidente Fedriga che il giorno prima, presentando l'ordinanza, diceva negli ultimi giorni l'RT addirittura è in calo, quindi c'era una tendenza da quel punto di vista per quello anche noi, devo dire, della stampa eravamo abbastanza scioccati, perché dopo quelle affermazioni eravamo abbastanza tranquilli che si andava avanti. Sì, ma così mi sembra, adesso non ho i dati qua, mi sembra che eravamo arrivati all'1,43, no? Il limite mi sembra che sia 1,7. Per cui, insomma, ripeto, ma poi si poteva lasciare per qualche giorno, 3-4 giorni, l'ordinanza dei presidenti che avevano concordato col ministro Speranza. Cioè i tre presidenti, Zaia, Fedriga e Bonaccini, avevano concordato questa ordinanza con il ministro Speranza. Per cui lasciavano qualche giorno, si vedevano i risultati prima di sbatterci in zona arancio con tutto quello. Adesso sindaco, la città, Ferdinando, capisci, quando uno vede la città, per me è un'agonia questa, cioè quello che dico sempre è un'agonia, è un'agonia. Esatto. Cioè la fin fine, la mia città così, e penso a tutti i danni che stiamo facendo, capisci che uno va fuori di testa, no? Perché sindaco, sto facendo vedere, anzi tra un istante sto facendo vedere proprio i post dal Sole 24 Ore Lab 24 con il Friuli Venezia Giulia e i dati relativi, eccolo, alle terapie intensive, ricoverati, l'isolamento. Il Friuli Venezia Giulia è ultimo, lo vedi? Guarda, leggi. Se non è, lo vedi, abbiamo, guarda, a sinistra il tema terapia intensiva, ricoverati, isolamento domiciliare, con il Friuli Venezia Giulia che è nella parte bassa della classifica, dietro solo 4 regioni, 45 terapia intensiva, esatto. 378 ricoverati con sintomi, isolamento domiciliare 9.100. Ha davanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 regioni. E dici niente, è quello che ho pubblicato, e dico, rendiamoci conto. Allora, datemi i numeri, perché avete fatto questa cosa? Ma è imperscrutabile, sindaco, è imperscrutabile. Ho visto che adesso c'è qualcuno che ne approfitta dicendo anche che Fedriga evidentemente non aveva questo paese dei balocchi che si è raccontato magari ultimamente, ma lasciamo perdere la politica fuori. Per noi è interessante capire che cosa è successo. Ranieri Guerra, del Comitato Tecnico Scientifico, oggi in un'intervista al Corriere del Veneto, mi pare, dice che il Veneto è in zona gialla perché ha ampliato i posti letto. Ma anche il Friuli Venezia Giulia lo ha fatto. I dati che noi abbiamo commentato l'altra sera dell'Università di Pavia, vado a memoria, dell'Università Cattolica, non mi ricordo, danno appunto sotto soglia per terapia intensiva il Friuli Venezia Giulia, sotto soglia per i ricoveri in Friuli Venezia Giulia, cioè tutte cose che noi francamente facciamo fatica a spiegarci. E per l'algoritmo, quindi il calcolo che racchiude tutti questi 21 criteri, finiamo in zona arancione. Quindi il problema è che non riusciamo a capire come mai rispetto ad altre
esposizioni ad altre regioni, il Friuli Venezia Giulia debba essere arancione. Sulla destra c'è anche il dato della, dell'occupazione delle terapie intensive. Il Friuli Venezia Giulia ha una soglia di 53 e arriva a 45, quindi è sotto soglia, come diceva qualche istante fa il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Tra l'altro oggi il dato è in calo, ovvero siamo scesi a 43, da 45 a 43, aumentano però i ricoverati diciamo negli altri reparti, ma la terapia intensiva in questo momento è in calo. Questi sono i dati giornalieri e i dati invece estrapolati dal Sole 24 Ore, rispetto ai quali ha fatto un post il sindaco di Piazza questa mattina. Non c'entra nulla, ma la Triestina ha perso a Salò col Feralpi Salò per 2-1. Diamo comunque le notizie mentre continuiamo il nostro dibattito. Tra un istante Gianluca proprio, Paladini proprio, in zona Piazza d'Italia. È proprio un anno bisesto questo, nel vero senso della parola, insomma. Sotto tutti i punti di vista, accidenti, anche questa. Vabbè. Beh, c'è da dire, sindaco, se vogliamo un attimo alleggerire il discorso, no? Che anche quel tema dell'aggregazione, no? Dello stare insieme, dell'andare al palazzetto dello sport, come faceva anche lei con sua moglie la domenica, faceva parte della settimana, della vita delle persone. Cioè, c'è una componente quotidiana che si è persa. Ovviamente ci sono temi molto più importanti, c'è gente che non lavora, eccetera, però è ovvio che a un certo punto pesa questa vita drasticamente cambiata per tutti, inutile dire di no. Sai, io non mi preoccupo per me, ma mi preoccupo per le persone che sono costrette magari in appartamenti piccoli, magari con famiglie numerose, quello è il vero problema, capisci? Cioè, queste sono le cose dopo, certo. che ci manchi la partita di basket, eccetera, ma ripeto, quello che a me interessa è quello che ti dicevo delle persone che abitano in appartamenti magari piccoli e dopo naturalmente l'economia. Noi, sai che per me l'economia è la cosa più importante, perché se c'è lavoro c'è tutto. Poi in questo momento che avevo fatto anche questa città, io credo che avevamo bisogno della bellezza, no? E allora indubbiamente avevo preparato una città che doveva affrontare il periodo natalizio e difatti abbiamo ricevuto, non so se hai visto, c'è un video su Facebook che ha 80.000 visualizzazioni, parlo quello della piazza, cioè la gente ha bisogno della bellezza, ha bisogno di cose positive in un momento così drammatico. E dopo cosa vuoi? Dopo ti arriva questa mazzata, no? Questa, perché ripeto, a me la zona gialla ci stava, alla sera si chiudeva, eccetera, eccetera. Quello che non mi va bene è la zona arancione. Però adesso in settimana sarà molto interessante quando voglio avere assolutamente i dati. Lunedì mattina sono in prefettura, domani mattina alle 8 sono in prefettura e voglio i dati. Ferdinando! Ma vedo che inevitabilmente le parole del sindaco dell'altra sera Ring, confermate oggi, hanno destato più di qualche reazione. Adesso tra queste un po' l'opposizione in regione, il centro-sinistra, cioè lei, sindaco, ha dato una ricostruzione politica, no? di questa decisione. Su questo resta convinto? Le hanno detto, piuttosto da sindaco, lei dovrebbe interpretare, diciamo, la manovra unica, tutti quanti verso l'attenzione maggiore, spingere la regione perché faccia più tracciamenti, spingere la regione perché faccia più tamponi, vuole rispondere o replicare in qualche maniera, sindaco, questo? Non devo replicare, perché gli attacchi che... Allora, io non devo replicare la sinistra che mi attacca, perché tanto sono 24 anni che mi attaccano, insomma ormai sono super vaccinato. A me interessa solo la mia città e automaticamente la mia regione. Questo è quello che mi interessa. Ripeto, ci hanno fatto questa cosa, voglio sapere una volta tanto il perché e i dati. Dopo sono il primo che dirò ho sbagliato, però per dire ho sbagliato voglio avere i numeri, perché altrimenti, ripeto, la reputo una cosa politica, perché hanno dovuto fare due regioni importanti come la Toscana e la Campania. A questo punto, siccome conosco i miei polli, come ho detto prima, beh, senti, facciamo un po' di confusione, buttiamo dentro anche qualche regione governata magari dal centrodestra. Ma so che funziona così, da una parte e dall'altra, non è che parlo solo del centrodestra o del centrosinistra, è la politica che funziona così. Allora sto dicendo, datemi i dati, ditemi, cari signori,
vi abbiamo sbattuto in zona arancia per questo, questo motivo e per questi, questi certo. numeri. Certo, questo vuole le giustificazioni, i dati domani mattina. I dati nero su bianco. Gianluca Paladini in Piazza Unità, tra l'altro nei pressi del monumento dedicato ai, alla Barcolana. Vai Gianluca. E specificano, sì, esatto. Scusa Gianluca un attimo, già visto che sei davanti al monumento, che tutti mi chiedono, quando quel signore ha portato questo monumento, gli ho detto, lo tieni lì fino al 15 di gennaio, naturalmente l'ho fatto perché vorrei farmelo regalare, insomma. Sì, l'abbiamo allora, detto in diretta, è vero. Così tutti lo vedono, eccetera. Così spieghiamo anche ai cittadini perché l'ho lasciato lì, insomma. Si spera nella gratuità. Un euro, se dopo questo Caselati, eccetera, Stefano mi sembra che si chiama, vorrà regalarlo, se me lo regala lo metto sulla rotatoria all'ingresso del Porto Vecchio. Ottimo. Vai Gianluca. Ecco, ovviamente, esatto, non potevamo non fermarci davanti al monumento della Barcolana anche dopo i servizi che abbiamo fatto, ricorderanno i telespettatori nei giorni precedenti. Allora, anche un po' come suggeriva il sindaco, siamo giustamente in Piazza Unità con i suoi alberi, le sue luci, le sue luminarie. Ci sono anche delle persone che fanno fotografie agli alberi, piuttosto che prima abbiamo trovato una coppia che immortalava proprio la scultura in Piazza Unità. Quindi, insomma, comunque la gente, se riesce ad approfittare a fare una passeggiata qui in centro, ha comunque voglia di passare. È vero che, come può mostrarvi con le immagini Enzo Iannacone, che comunque è una piazza semideserta. Sì, c'è qualcuno sulle panchine, qualche ragazza che fanno le foto, ma insomma poca cosa, anche perché giustamente non ha molto senso muoversi di casa dopo una certa ora, tanto più che fra un'oretta circa scatta anche il coprifuoco. Quindi sostanzialmente la Piazza Unità si presenta nella sua magnifica veste natalizia, è sempre uno spettacolo per le persone che fino alle 22 sceglieranno ovviamente di gustarsi la passeggiata. Ovviamente poi conviene tornare a casa un po' prima delle 22, però ecco, ad ognuno ovviamente secondo anche la propria coscienza, questo è poco ma sicuro. Adesso noi, tra l'altro, mentre voi sarete in studio a discutere, mentre accoglierete anche gli altri ospiti, proviamo a vedere se c'è qualcuno che sta facendo asporto domicilio, servizio certo. domicilio tra i ristoratori che potrebbero esserci qua nei paraggi, quindi attendiamo anche di spostarci dalla piazza, stando sempre magari in zona, e cercare di capire se c'è vita effettivamente, almeno dal punto di vista economico, nei pressi di Piazza Unità. Come potete vedere, comunque, beh, a questo punto aspettate, lasciatemi la linea ancora un secondo, vado a chiedere ai signori. Buonasera, siamo in diretta su Tele4, buonasera. Voi avete scelto di fare una passeggiata e gustarvi l'ultima ora prima del coprifuoco. Momenti in cui ve la state vivendo la situazione? Ci stiamo rilassando ora e approfittiamo. Ultima passeggiata al Serone. Non siete tristini? No, siamo della campagna. Avete scelto di venire in vacanza? No, io lavoro qui. Ah, che lavoro? Sono un collaboratore scolastico presso un liceo. Un collaboratore scolastico, quindi sei uno di quelli che vive questa crisi? La pandemia al 100%. Come sta funzionando nella scuola dove operi? La scuola è brutta senza ragazzi. Poi siamo solo noi, lavoriamo da soli, puliamo ogni volta i complessi, però è brutto, si sente la mancanza dei ragazzi, triste. Quindi adesso passeggiatina comunque preserale, poi alle 22 tutti a casa. Siamo negli ultimi momenti. Bravi, giusto così, finché si può almeno. Va bene, grazie mille. Grazie Gianluca, buona serata bella a voi, questa grazie. Testimonianza però del professore, del collaboratore scolastico che insomma opera all'interno grazie di una scuola e che chiaramente sente la mancanza dei ragazzi, che è un'altra cosa insomma, che colpisce di questo periodo in cui si fanno anche lezioni da casa. Ricordiamo quali sono le differenze. Ricordiamo quelle che sono le differenze. Devono andare a casa presto Marco, perché alle 22 spengono le luci in Piazza Unità, no? Stasera proprio. Guarda, sapevo che Ferdinando, che vengo a prenderti qua a Barcola, no? E ti butto in mare così una volta per tutte. No, volevo spiegare anche questo ai cittadini. L'impianto luci che è collegato agli addobbi natalizi è collegato ovviamente con i pali della luce pubblica, per cui fare un impianto a sé costerebbe l'ira di Dio, e allora invece con qualche migliaio di euro, perché sono tutte lucette a LED
che consumano pochissimo, per cui queste polemiche, tornando ai nostri amici sinistroidi, che fanno tutte queste polemiche, sono esattamente inutili. E hai visto, secondo, vi ricordo che gran parte delle risorse sono state messe a disposizione dagli albergatori con la tassa di soggiorno. Ma tutto questo non viene mai raccontato, no? Bisogna sempre solo fare polemiche. Ripeto, la mia idea di città è che in questo momento Trieste, ma non solo Trieste, tutti abbiamo bisogno di bellezza. E io pensavo che la situazione migliorasse. Vi ricordo che questa decisione l'ho presa Ferdinando a luglio, perché per arrivare ai primi di novembre e fare le gare e organizzare il tutto, la decisione l'ho presa a luglio io, per arrivare ai primi di novembre, mi capite? Non è come nel privato, che tu vai a cena la scorsa settimana, e nella pubblica amministrazione. Sindaco, l'aveva già anche anticipato a Telequattro mesi fa, cioè insomma ce l'aveva già detto che avrebbe fatto il Natale. Marco, hai anticipato. Imparato dal tuo vice direttore a interrompermi anche tu? No, volevo spiegarvi. Se no dobbiamo spegnere tutti le cose sono un po' più complicate di quello che leggo, di quello che si dice qualche volta. Non è facile, come uno pensa, dall'oggi al domani fare le cose nella pubblica amministrazione, se vuoi farle bene e non incorrere in sanzioni. Questo volevo dire. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E comunque sempre viva Trieste e viva Telequattro, ciao. Grazie sindaco. Sempre. Allora, ciao, noi andiamo un istante in pubblicità, poi torniamo con Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore, con il direttore Luigi Baccialli, con Gianluca in piazza, con tanti ospiti e anche con un servizio particolare, perché ieri sera, per dare l'addio alla zona gialla, ahimè, c'è qualcuno che ha organizzato a Basovizza una sorta di veglione. A tra poco. Bentrovati ancora in diretta su Telequattro, primo giorno in zona arancione, si è collegato con noi anche il direttore di Telequattro Luigi Baccialli, buonasera direttore. Buonasera, ciao Marco, ciao Ferdinando. Direttore, buonasera. Allora si è vissuta questa situazione paradossale, no? Ordinanza congiunta di tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna, il giorno dopo scatta la zona arancione, scombussola tutto e tra l'altro Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna passano in zona arancione con parametri, secondo il presidente Fedriga, discutibili, il Veneto invece resta in zona gialla, tutti un po' scossi da questo. Ma io sono completamente d'accordo con il sindaco che diceva una mancanza di rispetto, cioè un minimo di preavviso innanzitutto ci vorrebbe, la primissima cosa che insomma si dovrebbe in questi casi ovviamente ribadire e affermare fortemente a Roma, perché qui c'è proprio questa deriva un po' autoritaria in cui noi siamo tutti dei deficienti e loro decidono per noi, a prescindere poi da quello che dicono i presidenti delle regioni, a prescindere da quello che dicono i sindaci. Quindi tutta la solidarietà al sindaco di piazza e ai triestini. L'unico punto da chiarire in effetti è quello dei dati, cioè si è parlato anche di dati vecchi, di dati non aggiornati, di dati sbagliati. Il sindaco diceva giustamente: datemi i dati. Beh, bisogna chiederli alla regione, perché è la regione che fornisce i dati alle autorità sanitarie di Roma, che poi in base ai 21 parametri e in base, diciamo, ai famosi algoritmi, poi stabiliscono se una zona è gialla o meno. Fino a poco fa la campagna era gialla, no? Cioè abbiamo visto che cosa era successo negli ospedali di Napoli, a Cardarelli in particolare, dove hanno anche trovato un cadavere nel bagno ed era gialla, mentre altre zone erano già rosse. Poi c'è una confusione generale davvero sconcertante. Quindi io credo che nel caso del Veneto abbia pesato molto la situazione non assimilabile a quella di altre regioni delle terapie intensive. Cioè qui il presidente Zaia ha detto più volte di aver preparato per tempo l'artiglieria pesante, ed è la verità. Cioè il presidente Zaia
ha a disposizione 1000 terapie intensive, 1000 posti letto, ne sono occupati 500 attualmente, 200 per Covid, 300 per altre patologie, infartuati, pluritraumi e quant'altro, oncologici, eccetera, ma ce ne sono ancora, c'è ancora una riserva enorme da utilizzare. Questo ha pesato molto anche sul giudizio del giallo. E per il resto io non capisco francamente, rispetto ai dati che abbiamo letto sul Friuli Venezia Giulia, che avete anche fatto vedere, come si possa improvvisamente dare il giallo al Veneto e il rosso, l'arancione a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. C'è qualcosa che non quadra, insomma. Direttore, abbiamo il nostro Gianluca Paladin in diretta in Piazza Unità, in una Piazza Unità sostanzialmente deserta, perché tra un'ora e tre quarti scatta il coprifuoco e perché la giornata è stata segnata chiaramente dalle chiusure imposte della zona arancione. Gianluca. Sì, grazie di nuovo della linea. Allora, intanto buonasera anche al direttore di Tele4. Allora, ci siamo fermati un attimino al Caffè degli Specchi, perché? Perché guardate la situazione che si presenta. Il Caffè degli Specchi, se ricordate, anzi ricorderete di sicuro, era uno di quei locali che si era attrezzato immediatamente e con le sanificazioni, ovviamente come tanti, anzi tutti, ma soprattutto con i termoscanner, queste distanze tra i tavolini, come potete vedere avevano ampliato anche il dehors e quindi la possibilità di riuscire a servire i propri clienti in un contesto assolutamente sicuro. Non è più vero, ovviamente, non è più così, nel senso che adesso non possono lavorare nemmeno loro in presenza, quindi anche loro immagino si adegueranno gioco forza a quello che, dovranno adeguarsi tutti, ovvero servizio da sport oppure servizio a domicilio. Noi facciamo adesso invece un rapido check, adesso Enzo, se riesci a seguirmi, noi ci sposteremo più verso Piazza della Borsa per capire anche se effettivamente, siccome siamo addirittura di, come si dice, di coprifuoco, bisogna capire se la gente continuerà a rimanere in città oppure se a breve giustamente vada in direzione casa. Quindi adesso noi ci sposteremo, vedremo anche, come anticipato prima, se c'è qualche locale che sta facendo asporto o servizio a domicilio. Dobbiamo dire che la piazza e tutta la città si sta comunque mano a mano svuotando, non è sicuramente una situazione dove troviamo molta gente in giro, anzi la gente passeggia più che altro da sola, oppure le coppie come quella che abbiamo incontrato prima, quando abbiamo chiesto al ragazzo e alla ragazza dell'ultima passeggiata prima del coprifuoco. A questo punto, se mi lasciate la linea ancora un secondo, vado a chiedere anche ai ragazzi. Buonasera ragazzi, siamo in diretta su Tele4, buonasera, ultima passeggiata come tanti prima del coprifuoco, zona arancione Friuli Venezia Giulia, voi lavorate, siete studenti, lavoratori, tutti. Cosa fa? Io sono meccanico. Farmacista. Quindi insomma, quindi voi appartenete a quelle categorie che per fortuna lavorano. Esatto, sì, per il momento sì, ma sì, ma noi lavoreremo continuamente, sicuramente. Per esempio in farmacia avete clienti ogni giorno, avete la possibilità di tenere aperto? Sì, esatto, ogni giorno. E voi come meccanici invece come prosegue? Siamo aperti. È cambiato comunque l'afflusso di clientela, ovviamente? Sicuramente è diminuito, però almeno cerchiamo di far fronte a quello che è l'emergenza adesso. Va bene ragazzi. Grazie, allora, Gianluca, mi raccomando, grazie le 22, Gianluca, ovviamente. Restiamo con le immagini. Tutti a casa. Ferdinando, grazie, un altro dettaglio, no, che ci ha colpito, no? Il Caffè degli Specchi, no? Una delle vetrine della città di Trieste, domenica sera normalmente pieno, completamente deserto, e sarà così per due settimane, anche perché il Caffè degli Specchi farà sport, insomma è del tutto relativo, vista, no, proprio quella che è il ruolo di quel tipo di dehors, di bar, di simbolo della città. Ma guarda, è quello che sottolineava poco fa anche il direttore. Voi immaginate che cosa vuol dire adesso per tutti quelli che avevano ordinato poco prima, convinti la merce, appunto anche il cibo, convinti che si potesse restare aperto dopo aver letto l'ordinanza di Federica proprio prima del weekend, proprio nel momento in cui si fanno gli acquisti per la settimana dopo. C'è una cosa che qui ha fatto cenno, eccoli qua nelle immagini in diretta di Enzo Iannacone, qui ha fatto cenno il direttore nella preparazione del Veneto in questi mesi. Bene, oggi hanno annunciato, cosa detta più volte, ma che presenteranno domani ufficialmente, i tamponi fai da te, sui quali ancora una volta il Veneto è
pista. Se questo, se una certezza c'è, è proprio che rispetto magari ad altre regioni annunciano prima di altre alcuni studi, tematiche, approfondimenti e via dicendo, e quindi quella famosa caramella, il direttore lo sa bene perché Zaia l'ha spiegato più volte, no? Una sorta di caramella che noi possiamo gustare e che praticamente è diventerà l'indice di rilievo della presenza o meno del virus, invece del tampone che è molto invasivo, è fastidioso, è più lungo, dovrebbe essere un test rapido e che ci si può autosomministrare, quindi diventa tutto più facile per la scuola, tutto più facile per il mondo dell'impresa e speriamo, direttore, davvero che domani questa possa essere una svolta, no? Nella diagnostica. Assolutamente, assolutamente Ferdinando, speriamo che sia così. Io ho visto il presidente Zaia molto fiducioso su questo, è ancora convintamente deciso a poi sui tamponi, quelli diciamo che si fanno i molecolari e anche i tamponi rapidi, a utilizzare i medici di base. Non so se in Friuli Venezia Giulia prestino la loro opera in maniera del tutto disinteressata, in maniera diciamo entusiasta, perché poi tantissimi medici, abbiamo detto tante volte, tantissimi medici di famiglia da molto tempo praticano i tamponi gratuitamente. Invece c'è questa polemica, insomma, che riguarda coloro che invece non li vogliono fare per vari motivi anche comprensibili, ma si è raggiunto un accordo. Quindi, come dicevi tu, in ogni caso il tampone fai da te sarebbe la svolta, una svolta importantissima, sempre nella speranza che poi prima o poi arrivi questo vaccino. Si parla dei primi mesi dell'anno prossimo, ci sono vari colossi farmaceutici che hanno annunciato l'arrivo imminente dei vaccini, la Pfizer innanzitutto, però ce ne sono altri allo studio in sperimentazione negli Stati Uniti, un altro in Russia, insomma, per cui c'è una corsa al vaccino e si spera che, perché fino a quando non arriverà il vaccino c'è poco da fare, noi saremo sempre con questa spada di Damocle. Credo che ognuno di noi debba essere considerato responsabile per se stesso, ma soprattutto per gli altri, e che lo Stato debba anche un po' fidarsi dell'intelligenza e della saggezza e dell'esperienza degli italiani. Cioè non è un popolo di imbecilli, come dicevo prima, no? Cacciari ha detto non siamo dei deficienti l'altro giorno, c'ha ragione, insomma non si può trattare una comunità, una grande città come Trieste e una regione grande e forte come Friuli Venezia Giulia, come così un territorio in cui prevalga l'irresponsabilità e insomma è un atteggiamento che invece non riscontriamo, perché sia Trieste che in altre città del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, per quanto riguarda le misure di sicurezza, per quanto riguarda tutto quello che i ristoratori, i baristi, i gestori di palestre e di piscine hanno fatto finora, bisogna dire che è stato fatto il massimo. Quindi, direttore, davvero non si dovrebbe in qualche modo infierire fino a questo punto. Direttore, vista la tua grande esperienza nell'aver vissuto momenti difficili, complessi della storia italiana, non c'è però anche l'altro aspetto, ovvero il rischio che la tensione sociale che c'è, è palpabile, noi in Piazza Unità in una serata l'abbiamo vista, possa esplodere dopo questa zona arancione, questo mini lockdown e soprattutto dopo questo diciamo così tentennamento tra una decisione e l'altra, governo e regione? C'è il rischio che la gente torni in piazza molto più arrabbiata a breve? Ma guarda, interrompo il direttore. Gigi, anche perché tu hai avuto il generale Pappalardo. Pappalardo ospite l'altro giorno a Focus. Sì, Marco, devi farti raccontare dal direttore com'è finita. Il gilet arancioni, no? Che oggi sarebbero andati in piazza di nuovo a Torino, scatenando insomma un po' di problemi. Il rischio c'è, insomma. Cioè, io non voglio in nessun modo fomentare, però diciamo le cose anche come stanno, no? Cioè, ma non c'è dubbio. Allora, io distinguerei tra l'altro due periodi, quello delle vacche grasse in cui diciamo tutti
potevano mettere assieme pranzo e cena e nascevano movimenti, ricorderete, come gli indignati, i forconi, le stesse sardine che adesso sono scomparse, no? E lì è un periodo in cui difficilmente ci può essere qualche rivolta, qualche sommossa. Adesso, quando il popolo ha la pancia vuota o teme di averla quanto prima o rischia di averla, beh, allora la situazione cambia molto, no? Quando finiscono i soldi e quando non si riesce più davvero a dar da mangiare alle proprie famiglie, allora lì la tensione sale allo zenith. E Pappalardo, giustamente Ferdinando lo ricordava, l'altra sera stava per aizzare le folle come è solito fare di solito, poi a un certo punto c'è stato uno scontro con un altro ospite, Alberto Villanova della Lega, ha preso e se n'è andato, quindi diciamo c'è stato questo showdown della Giara Pappalardo, però ha, voglio dire, dei personaggi come Pappalardo e come molti altri in un momento del genere hanno un gioco più facile che in periodi di tranquillità. Certo. Abbiamo Gianluca in Piazza della Borsa. Marco, solo un'altra cosa, Marco, perché io non so se il direttore abbia una segnalazione simile. Io vedo anche dai commenti della nostra diretta su Facebook, ci dicono che anche oggi in Veneto ci sarebbero stati molti assembramenti nei bar. E questo immagino cosa voglia dire poi domani. La però. Differenza tra Friuli-Venezia Giulia, per esempio, il Veneto non nelle condizioni, Friuli-Venezia Giulia arancione, il Veneto ancora giallo. E quindi immagino poi domani l'ira di Zaia su questo, nonostante l'ordinanza. Però io non ho visto immagini, direttore, non so se tu hai qualche segnalazione differente. Ma guarda, Ferdinando, ti dirò, io ho visto il centro di Treviso oggi e francamente c'era pochissima gente rispetto al solito, no? Parlo proprio del centro storico. Dopodiché, sai, non ti so dire poi in altre città, in altri paesi, se possono esserci magari stati assembramenti, ma qui, se non altro, in una delle città più frequentate, insomma la domenica e il sabato, purtroppo, stavolta dico purtroppo tra virgolette, nel senso che per fortuna non c'era nessuno e per sfortuna le nostre città bene o male si stanno inaridendo, impoverendo e c'è da capire tutti coloro che vivevano della loro attività, perché capisci, chi è la politica, diceva giustamente il sindaco, quando ti arriva, quando sei un garantito dallo Stato, no? Questo vale insomma per tutti i dipendenti pubblici, perché per coloro che fortunatamente per loro continuano a ricevere almeno finora lo stipendio, è facile decidere che gli altri debbano stare a casa, no? Quindi bisognerebbe vivere sulla nostra pelle il dramma di vedere un'attività magari fiorente che andava bene crollare e non aver più fatturato e dover chiudere, dover licenziare, insomma qualcosa di spaventoso. Certo, abbiamo Gianluca in Piazza della Borsa. Gianluca, siamo da te, eccolo qua, pronto per la diretta per un altro punto della città in una serata un'ora e mezza dal coprifuoco e il primo giorno in zona arancione. Sì, possiamo dire che si sta effettivamente svuotando, adesso sono passate appena tipo tre persone, non passava qualcuno da un po' di minuti effettivamente, oppure il signore in fondo col cane a passeggio, quindi insomma anche Piazza della Borsa, una delle piazze principali, è completamente vuota in una domenica dove in realtà è chiaro che soprattutto in zona serale poi piano piano già di per sé si svuota, poi vederla così però fa comunque impressione. Qui tra l'altro c'è una pizzeria dove già siamo venuti una volta in Galleria Tergestero. Hanno però rinunciato anche all'asporto perché si tratta di una zona baricentrica dove si lavora ai tavoli. Esatto, hanno rinunciato all'asporto, hanno rinunciato al domicilio evidentemente. Adesso non vorrei che magari fosse il giorno di chiusura, attenzione, però, no, però immagino così. Di no, nel senso le pizzerie di solito, le pizzerie di domenica lavorano sempre, anche questa lavorava sempre, quindi insomma credo che sia proprio per la situazione, come dicevi tu Marco. E quindi come potete vedere ci sono i tavoli fuori, tutte le sedie sono accavallate, il Tergesteo è incredibilmente vuoto, c'è l'eco della mia voce che sta risuonando, non abbiamo incontrato, no, direi
direi che non c'è praticamente nessuno, quindi insomma una situazione che tutto sommato si presenta completamente spoglia questa zona della città. A questo punto chiedo anche a Enzo se riesce a seguirmi, sbuchiamo dall'altra parte così vediamo se per caso Piazza Verdi, nella piazza successiva riusciamo a vedere in Piazza Verdi se c'è, se c'è qualcuno, però insomma, come potete immaginare, come Enzo con le sue immagini vi ha mostrato, la situazione è in dirittura d'arrivo per il coprifuoco, quindi le persone sicuramente e giustamente e intelligentemente si stanno recando verso le proprie abitazioni. Ebbene sì, come potevamo tranquillamente immaginare, a parte quella coppia là in fondo col... A parte quella coppia là in fondo col cagnolino, non ho capito se forse quelli che abbiamo intervistato prima, no, non credo. Insomma, a parte insomma, loro non c'è passaggio, certo, di nessuno. Quindi, insomma, allora Gianluca, restiamo con le immagini, deserta. Restiamo con le immagini. Volevo chiedere ancora una cosa al direttore, sì, perché ci sono i due estremi, no, della società. Ci sono le persone in casa di riposo, i grandi anziani, che sono tra le persone più a rischio. Tra l'altro oggi 89 casi di persone ospitate nelle strutture regionali oggi positive, più 9 operatori su 600 casi, quindi insomma buona parte. Da una parte c'è questo, dall'altra ci sono i più piccoli, i bambini che vanno all'asilo in prima elementare, che sono alle prese con questo non puoi fare, questo non puoi fare, questo no, con parole che, come dire, nemmeno insegni un bambino, che sono diventate quotidiane come virus e quant'altro. Ecco, da una parte il rischio, dall'altra parte un'esperienza che ti segna nei primi anni di vita e che resterà indelebile. È verissimo, guarda, io credo che questi bambini cresceranno inevitabilmente con qualche trauma, no? Perché proprio in quegli anni è fondamentale il rapporto con gli altri, con i coetanei, insomma i giochi, la scuola, così come eravamo stati abituati a vederla e ad apprezzarla, per cui è sicuramente un momento per queste generazioni è terribile, e speriamo che finisca il più presto veramente, perché anche vedere i bambini in classe con le mascherine è qualcosa di piuttosto impressionante, come sono impressionanti queste immagini del centro di Trieste, Piazza Unità, con le luminarie natalizie, nessuno, insomma, di una tristezza assoluta, per cui d'altra parte, ecco, il rischio, c'è un rischio a questo punto, e poi ti dico qualcosa anche sugli anziani e sulle RSA. Il rischio è che adesso ci sia un semi lockdown o sperando che non diventi un lockdown totale, perché si dice ci sarà anche un decreto per riaprire a Natale, però l'importante è che poi se si riapre a Natale non siano liberi tutti, perché se iniziamo con i cenoni, le feste e tutti i parenti a casa, veramente poi ci ritroviamo in gennaio nella stessa situazione, quindi bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba e a mantenere comunque il controllo della situazione e a continuare a proteggerci, perché altrimenti passiamo dalla padella nella brace, dopo un periodo, diciamo, di relativa calma, poi ritorniamo con le curve che si impennano. Sugli anziani è un'altra pagina tristissima, a parte il capitolo dei decessi, perché la gran parte dei decessi riguarda persone di una certa età, e quello anche del dramma dei parenti che non possono stare loro vicini se non in maniera telematica, qui per fortuna che ci sono le tecnologie, ma gli anziani rimangono veramente più vulnerabili, e purtroppo succede che bambini, ragazzi che tornano a casa da scuola e che hanno persone anziane in famiglia possano infettarle. Quindi io, certo, mi metto nei panni di quei genitori che hanno bambini, che hanno magari il nonno anche in casa, perché non lo vogliono, fanno di tutto per non mandarlo in un ospizio, lo tengono in famiglia. Penso al dramma del distanziamento anche in casa, no? Tutti con le mascherine, quello che può essere, quello che è positivo, non è che tutti abbiano un appartamento dove si possono autoisolare, no? Per cui, certo, c'è la tragedia, certo, del positivo in famiglia che dovrebbe essere messo in quarantena, ma che in un bilocale o in un locale normale delle famiglie normali, certo, non può stare, per cui davvero è una situazione è dura. Durissima.
Direttore, grazie per essere stato con noi e per aver commentato in diretta in questa straordinaria di Tele4. Grazie a voi, grazie Marco, grazie Ferdinando, grazie Gianluca. Ci vediamo domani noi. Già, ci vediamo. Quindi tu passi dall'arancione al giallo e dal giallo. E viceversa. Sperando che il giallo qui rimanga ancora un po', perché come ha detto il presidente Zaia è dietro l'angolo. Ciao, buon lavoro. Arrivederci. Grazie al nostro direttore Luigi Bacialli che salutiamo e ringraziamo. Tra un istante avremo in collegamento un rappresentante della categoria dei bar e poi avremo anche un rappresentante del settore immobiliare per la questione affitti. Io volevo far vedere ai telespettatori, a Ferdinando che non l'ha ancora visto, il servizio relativo a quello che è successo ieri sera a Basovizza. Festa per l'addio della zona gialla, lo diciamo così, ma certo. In realtà ovviamente è una cosa che assolutamente non si doveva fare. Che Basovizza fosse la tana dei triestini per le libagioni festive non è una novità. Ieri sera però la frazione carsica, nota per il prosciutto arrosto, la coscia infornata dopo aver provato il trattamento riservato al crudo, è diventata il teatro di una festa per dare l'addio alla zona gialla nella sede della locale associazione culturale. Non certo un rave, ma sicuramente un'idea poco consona e totalmente in contrasto con le regole anti-Covid. L'assembramento, formato cenone, con abbondanti dosi in tavola di Terrano, Vitosca, pesce, carni e salumi, è andato in scena a meno di un chilometro dalla locale stazione dei carabinieri che, accortisi del festino illegale, hanno coinvolto anche i colleghi di Aurisina e Opicina e sono intervenuti trovandosi di fronte una ventina di commensali con il bicchiere in mano, la musica ad alto volume e senza l'ombra di mascherine addosso. Al netto della sanzione per l'organizzatore e il gestore del circolo, ciò succede proprio a Basovizza, frazione carsica di Trieste, dove un vasto focolaio di Covid ha costretto a letto o addirittura in ospedale una frotta di residenti. Le male lingue sostengono peraltro a causa di una persona uscita erroneamente dalla quarantena, cosa che aveva già fatto imbestialire i basovizzani doc. Insomma, piove sul bagnato e non sono certo gocce di malvasia, ma potenziali nuovi contagiati, e c'è davvero poco da ridere. Questo è quello che è successo a Basovizza, invece come abbiamo detto 13 persone sono state multate per non aver rispettato il divieto di circolazione, dunque il cosiddetto coprifuoco, e c'è questo dettaglio di questo ragazzo in sella alla sua bici multato all'1:45 del mattino. Ferdinando, è successo anche questo, molte più sanzioni, e c'è chi, come dire, ha organizzato il veglione per l'addio alla zona gialla, assolutamente non si fa, chiaramente ci abbiamo buttato lì un pizzico di ironia perché di questi tempi aiuta. No, ma perché il problema principale, oltre al lavoro, oltre al fatto che ci sono anche le scuole, eccetera, sei tu, Ferdinando. Sì, scusami, sento giustamente Massimo dà indicazioni all'ospite, non capivo. Perché è proprio all'interno delle abitazioni l'invitare gli amici, l'invitare l'amico, dove si nascondono i rischi maggiori, e questo è da considerare per quanto concerne il futuro da adesso in avanti e l'orizzonte del Natale, sperando che si possa tornare a una semi-normalità, ma certo non è libera tutti, cioè è questo il problema. Attenzione, perché se noi continuiamo a invitare la gente a casa con la furbizia, dopo il coprifuoco non possono uscire, allora restano a dormire a casa, per chi ha ovviamente abitazioni che possono consentire, diciamo, il pigiama party. Ecco, questa è esattamente la cosa che non bisogna fare, perché è un problema dopo anche nel tracciamento. Allora, dovremmo avere in collegamento anche il titolare del bar Capriccio, Michele Bertocchi, che è uno di quegli esercenti che naturalmente stanno pagando la situazione. Michele, se puoi girare il telefono in senso orizzontale, perché tu sei orizzontale ma il telefono è verticale, quindi ti vedo, diciamo così, in un formato un po' particolare. Gira il telefono in questo senso, così ti vedo in formato TV, diciamo così, se ce la fai, altrimenti andiamo così. Niente, vabbè. Torna al blocco della rotazione. Andiamo così. Michele, allora ovviamente costretti a chiudere. Cosa significa per un bar triestino bloccare l'attività 7 giorni su 7? Buonasera a tutti, ciao Marco. È una cosa brutta, perché sinceramente ci siamo provati, penso tutti noi commercianti, esercenti, ci siamo provati con Fedriga,
il giorno prima che diceva ok, avete delle restrizioni, però potete lavorare avanti, e dopodiché il governo ha tirato fuori i jolly. E questo non si riesce a capire perché. Perché anche prima ho ascoltato il nostro sindaco, se il nostro sindaco che dice quelle affermazioni che non capisce neanche lui, Fedriga non capisce, chi ha fatto queste leggi? Come viene se una regione è gialla, arancione o rossa? Se non capiscono loro, figurati noi commercianti, no? Che dobbiamo pensare ad altro in questo momento qua, di difficoltà. Cosa significa a livello economico? Che perdita significa una settimana chiuso? Che poi saranno due. Guarda, ti dico subito, giovedì mi sono arrivati senza dei cioccolatini, cartoni di cioccolatini che c'erano in magazzino. E quindi cosa faccio adesso? Ok, proverò. Io ho anche la fortuna, anche qua c'è un punto di domanda, perché io ho bar e anche latteria. Ormai a Trieste ci siamo circa, mi pare, 30 bar latterie. Allora, con ristori il governo ha praticamente detto che ci dava circa per i bar 1500 euro. Vado venerdì dal commercialista e praticamente mi fai: cosa tu? Ma no, scherzi, hai anche le latterie, quindi 1500 euro non li prendi. Allora, prima di fare leggi, guardate un po' meglio. Adesso cosa facciamo? Mi ritrovo che i bar, io chiudo come un bar, ho chiuso sempre alle ore 18, abbiamo cercato sempre di essere in regola con non assembramenti. Se qualcuno ha sbagliato, che paghi, ma non è giusto che noi commercianti, gli altri commercianti che casomai hanno fatto tutto quanto giusto, cercato di essere in regola, ci troviamo in queste condizioni qua. Certo. Tutto questo, adesso 7 giorni, io vado domani vado a preparare il bar, tirando su tutte le sedie, i tavolini, a preparare le carte, non somministrazione e via dicendo. E se incasso 20 euro e la macchina del caffè mi costa 30 euro, dico così, prezzi... Certo, spendi più ad aprire per fare l'asporto piuttosto che se stai chiuso. Sì, ma però noi che siamo anche bari rioneali, praticamente abbiamo anche dei vecchietti che sono abituati a mangiare il panino da noi, che non hanno casomai parenti. E certo. Questi cosa fanno? Certo. Io mi sono trovato nell'altro lockdown a portare i panini io a casa. Tu portavi da mangiare a casa le persone che erano in difficoltà, diciamolo, questo facevi? Beh sì, ho fatto questo, che non prendevano famiglie che conoscevo, che mi chiamavano e mi dicevano: Michele, perché non avrei mai pensato, mi vergogno di andare alla Caritas e hai qualcosa. E arriva Michele. Noi siamo andati avanti, come Triestina Fan Club, siamo andati avanti 6 mesi, persone che non avevano ricevuto la cassa integrazione, ma né moglie né marito, che potevano permettersi ovviamente di andare anche a mangiare a pizza ogni tanto. Certo. Avevano solo una colpa, che non avevano messo soldi da parte. Certo. Ma se questa è una colpa, siamo tutti quanti crocefissi, no? Ferdinando, e questo è il nuovo problema, no? I nuovi poveri, le famiglie con due figli, lei in cassa integrazione, lui in cassa integrazione, non riescono più a farcela. Quale cassa integrazione? Questo. Ma comunque è verissimo ed è ammirevole che quello che appunto stiamo raccontando, che lo avevamo già fatto anche in quei mesi precedenti, ricordo molto bene le storie, ma oggi mi ha colpito il pane quotidiano, che a Milano è una cosa diversa, cioè è come una mensa, no? Non è il locale che magari possono conoscere i triestini, è una mensa che dà da mangiare alle persone più bisognose. Hanno intervistato non so quanti italiani che sono aumentati, come racconta il vescovo più volte qui a Trieste, l'emporio della Caritas. Sono aumentati gli italiani, sono aumentati quelli che non hanno più di che vivere, e noi
giochiamo sulla pelle delle persone, sulla testa di queste persone, con la vita, il lavoro e la famiglia di queste persone. È questa la cosa che fa rabbia, perché se dobbiamo e siamo tutti attenti al virus, mi dovete spiegare ancora il motivo per cui siamo in una condizione tale per cui il Friuli Venezia Giulia si può permettere di chiudere definitivamente per settimane attività ulteriori. Quindi è questo il problema per il quale molti cittadini di questa regione si sono arrabbiati. Perché dobbiamo essere arancioni? Vedo che ancora mi scrivono cosa significa essere arancioni, principalmente no bar e ristoranti chiusi tutto il giorno, tutti i giorni, e non ci si sposta da un comune all'altro, facciamo semplice. Quindi perché prendiamo decisioni di questo tipo quando gli indicatori dell'emergenza virus ci danno un indirizzo differente qui? Dopodiché possiamo parlare di tutto quello certo, che volete. Certo. Abbiamo ancora in diretta Gianluca Paladin dal centro città, credo zona stazione, non vorrei sbagliarmi. Si sta preparando ancora in diretta Trieste a un'ora, un quarto dal coprifuoco nella prima giornata di zona arancione. Esattamente, esattamente. Grazie Marco ancora della linea, piazza della Libertà, completamente vuota, come vediamo dalle immagini, la stazione lì in fondo. Le persone, ecco per esempio ci sono gruppetti di persone che sono uscite dalla stazione e con tutta celerità dovranno sicuramente dirigersi verso le proprie abitazioni, perché come avete ricordato voi manca poco più di un'ora il coprifuoco, quindi la situazione è questa. Siamo abituati a vedere una piazza della Libertà in genere un minimo occupata, come ovviamente sapete, da persone che possono stare sedute sulle panchine, come non citare anche gli episodi dei diversi, per esempio stranieri migranti che spesso e volentieri sostano in questa zona. Oggi non c'è nessuno, in questo momento non c'è nessuno, e quindi insomma la situazione è praticamente spoglia la piazza. Tra l'altro vicino alla piazza, alla sinistra di Enzo c'è uno dei pochi delivery, come dire, asporto di kebab, in questo caso e pizza lì in fondo, che stanno facendo servizio a domicilio, più che a domicilio all'asporto in realtà. Vedo un signore lì in fondo, Gianluca, mentre saluto insomma, Michele Bertocchi, li faccio in bocca al lupo, lo vedremo sicuramente in altre situazioni commentare. Sì, l'ho visto anch'io. Grazie Michele. Buonasera, siamo noi. Buonasera. Allora, guardiamo il signore, sta seguendo la diretta di Tele4. Eccezionale. Io sono qui per altri motivi e adesso dovrò ritornare a Padova, però non so come. Non so come tornare. Via, con la macchina, via, perché oggi sono venuto giù in bus da dove sei in albergo, capito? Venuto in bus giù, ho fatto il giro, sono andato fino a Barbara, da Barbara sono andato via il Neri, ho fatto un giro oggi e dopo ho camminato tanto. Però adesso lei ha l'autocertificazione per tornare, no? Con sé? Sul giornale c'è il pezzo che lo riempio, casomai. Che in questo caso basta ritagliarli, insomma, e adeguarsi. Esatto. Io sono venuto qui perché volevo trovare degli amici, anche una cara amica, e purtroppo sono venuto venerdì io qua, quando non c'era ancora il lockdown, no? Quindi non si poteva immaginare cosa sarebbe successo. Mi ha chiamato quello che dopo lei non può ritornare indietro. Vediamo se riusciamo a farcela, capito? Ugualmente, capito? Io sempre con la mascherina doppia, anche se l'ho anche doppia la mascherina. Bravissimo, e giustamente seguendo Tele4, anche perché insomma siamo in diretta, diamo le notizie in tempo reale, approfittiamole. Sembra allora, fatto apposta, Ferdinando, in realtà l'abbiamo preso così proprio live. No, mercoledì, in modo che già la polizia. Lei sia munito di autocertificazione, certo, mi raccomando, certo, va bene? Certo, arrivederci. Grazie Gianluca, bravissimo per questo collegamento. Grazie. Ed ecco lo schermo che fa vedere la nostra diretta, mentre abbiamo anche Alessandro Arino per parlare del mercato immobiliare, un altro volto noto di questi mesi su Tele4. Ferdinando, abbiamo avuto una fortuna sfacciata, diciamolo, insomma, abbiamo pizzicato l'unico in piazza era collegato su Tele4. Esatto, tra l'altro ha detto anche, ecco Paladin, quindi ha riconosciuto Gianluca, sembrava concordata, invece ci stava seguendo. Alessandro è collegato? Zaino, mori.
Sì, allora sono collegato con Alessandro Arino con l'altra modalità perché mi ha chiamato al volo qui, chiedo a Massimo se possibile quindi spostarci anche in questa modalità via computer, appena avrai la possibilità lo facciamo. Eccolo qua, Alessandro Arino, un altro volto ormai conosciuto delle nostre dirette, perché è il nostro punto di riferimento per la situazione immobiliare che chiaramente dal lockdown al ritorno quasi alla normalità, con il ritorno tra ordinanza e zona arancione, si torna un pochettino a tremare? Sì, la situazione immobiliare adesso abbiamo due versanti, l'immobiliare residenziale è un immobiliare che ha tenuto come parlavamo e ha avuto comunque un buon riscontro, tutt'altra storia è il commerciale direzionale. Certo, certo, lì c'è una difficoltà evidente dettata dalla logica del momento, no? Perché insomma se le persone sono addirittura costrette a chiudere è inutile parlare, no, di tutto il discorso che sta attorno al mercato, ovviamente. Sì, esattamente, abbiamo una situazione sul discorso commerciale che è importante. Come avevamo affrontato insieme durante le prime chiusure, c'era da intervenire per ovviamente aiutare un po' tutte le figure. Non si era capita ancora la difficoltà inizialmente, ma la difficoltà principale era quella su intervenire sul pagamento degli affitti, perché avevamo il problema della chiusura totale. Adesso questo problema si ripresenta, ma dobbiamo vedere anche l'altra faccia della medaglia, perché durante l'estate ovviamente abbiamo avuto anche delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno consentito, secondo il principio di solidarietà, l'abbassamento degli affitti. Ma i proprietari? Certo. Adesso noi ci troviamo comunque, perché giustamente, nel senso, massima solidarietà a tutti gli imprenditori che si sono trovati dall'oggi al domani, oltretutto un settore con merce deperibile, dall'oggi al domani a dover chiudere, ma noi abbiamo anche da tutelare, se per la nostra figura nel settore immobiliare, anche l'altra parte. L'altra certo. Parte ovviamente adesso è danneggiata. Certo, Ferdinando, questa è un'altra sfaccettatura del momento, del mondo, dell'economia che subisce colpi, no? Nei punti più disparati e mette in difficoltà le categorie più disparate. Ma guarda, noi parliamo sempre della chiusura di bar e ristoranti, che sono un simbolo, no? In questo momento in particolar modo, senza affrontare il tema della proprietà dei muri. Quindi, tra l'altro, una cosa che ho scoperto leggendo oggi un approfondimento proprio di Alessandro Arino, che magari nei prossimi giorni sarà ancora nostro ospite per parlarne più diffusamente. Se io sono gestore e proprietario dei muri, non pago l'IMU, giusto, che adesso hanno rimandato. Ma se io sono solo gestore, il proprietario dei muri è magari un pensionato che aveva investito negli anni o che era ristoratore e ha lasciato in gestione a qualcun altro quel mondo, mentre lui resta solo proprietario dei muri, quella persona se la paga l'IMU. Dico bene, Alessandro? Esattamente. Esattamente. La persona che magari prende meno soldi dall'affittuario che ha lì. Mi sentite? Sì. Ok, sì, infatti quanto previsto anche nel decreto ristori che si parla eccetera, è come se la mano destra non sapesse cosa fa la mano sinistra. Il governatore Fedriga era molto arrabbiato perché Roma ha deciso di spostarci in zona arancione, ma la realtà però è questa anche su altri fronti. Il proprietario dei muri molte volte può essere un investitore, ma può essere anche un ex commerciante che ha terminato la sua attività e ha deciso di o affittare il ramo d'azienda o affittare i muri. Benissimo, nel momento in cui affitti i muri tu hai un IMU da pagare, il 16 dicembre c'è la seconda scadenza dell'IMU da pagare. Nel decreto ristori è previsto che sei esentato se la figura di gestore è anche di proprietario, per cui la maggior parte dei negozi non sono di proprietà, perché noi adesso stiamo parlando della nostra zona arancione, se diventerà poi rossa coinvolgiamo tutto il settore commerciale, cioè il danno ad oggi si sta ampliando perché si è interrotto il flusso di cassa,
c'erano molti che lavoravano con il flusso di cassa. E come parlava il vostro ospite precedentemente, la difficoltà è sulla liquidità. Adesso ovviamente la liquidità inizia a girare il problema anche sui proprietari dei muri, dove abbiamo una svalorizzazione del valore commerciale, perché comunque c'è stata una flessione importante. Dall'altra parte l'inquilino, in caso di locazione, deve scegliere cosa pagare. Certo. Perché se non ha flusso di cassa deve scegliere cosa pagare. È una catena probabilmente di cose, tra cui chi per esempio con un affitto, col provento di un affitto, paga un altro affitto, un altro mutuo. Si blocca una cosa, si spezza la catena. Bravissimo, però io ho una Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, che mi parla di principio di solidarietà, dove il passaggio obbligato è la riduzione dell'affitto. Va bene, è giustissimo, correttissimo. Ma dall'altra parte però io ho un proprietario che deve rifare, non so, adesso parliamo tanto dei bonus, che se avremo occasione di sentirci altre volte le approfondiremo, ma lui partecipa nelle spese straordinarie, non partecipa il conduttore o meglio conosciuto come inquilino, ma le paga il proprietario dei muri. Per cui mi ritrovo che non incasso gli affitti, che devo pagare l'IMU, che ci pago le tasse sopra e in più anche i lavori straordinari. Insomma, un cortocircuito globale. Si sta creando un cortocircuito, questo bisogna assolutamente intervenire. Il problema è che poi, ovviamente, essendo imposte comunali, la palla da Roma viene rimbalzata sul singolo sindaco che deve decidere, no? Certo, certo. Questo, tra l'altro, Ferdinando, alimenta ancora di più quel problema di comunicazione e gestione tra governo, regioni e comuni, che già su altri fronti ha dato delle risultanze, insomma, abbastanza inquietanti, no? Proprio in questi giorni, tra ordinanze e poi la zona arancione, tra quello che può mettere in campo il comune e poi quello che arriva da Roma come magari mazzata o comunque controordine. Ma io penso di aver capito bene, però la Cassazione mi pare che abbia detto questo è il tema. Intanto, mentre rischiamo il fallimento del 27% delle attività del mondo delle pubblici esercizi, cioè questi poi sono dati che ovviamente sono previsioni che fa la FIPE, mi pare a livello nazionale, una cosa del genere. Però sì, possiamo prendere tutta la categoria, cioè non solo bar e ristoranti, ma si può ampliare perché le zone rosse toccano tutti i fori. I negozi, certo, però quello che dice la Cassazione, in sostanza quello che ho capito io, che tu come affitto non puoi arrivare superare il 30% del fatturato di quell'azienda lì, no? Che paga l'affitto, se io ho capito bene, il che significa che in questi mesi, nel 2020, bar, ristoranti o negozi, come cita Alessandro Arino, hanno perso tantissimo di fatturato e quindi chiedono che quell'affitto venga ridotto, cioè è questa tutta qui la catena, è un macello, magari qualcuno non sta neanche più pagando, io non lo so se Alessandro ha segnalazioni di questo tipo, difficoltà di questo tipo. Ma ci sono difficoltà ovunque, come anche la cessione del credito d'imposta, ma prendiamo un ex commerciante pensionato, ok, che mi trovo che il mio inquilino mi cede, non so, anche il credito, ma cosa me ne faccio se io non ho un plafond tale da andare in cessione? Cioè, si sta creando purtroppo in una situazione d'emergenza, perché è una situazione d'emergenza, ma è una seconda emergenza però questa, non è una prima emergenza, potevamo capirlo in marzo, aprile, maggio, la seconda emergenza, questi cortocircuiti che invece dovrebbero essere eliminati totalmente, perché questo crea agitazione, l'agitazione non va bene. Certo. Allora, io volevo fare ancora un collegamento dalla città, da Trieste, che vive questa prima giornata in zona arancione anche con grandi difficoltà, con grandi problemi di confusione, no? Tra le regole del giorno prima e le regole del giorno dopo. Se posso, un ultimo collegamento con Gianluca e poi facciamo un ultimo giro in studio. Se c'è Gianluca ancora collegato, se potete mandare ancora un contributo live, datemi indicazioni dalla regia, perché con il collegamento attuale non lo vedo. Vabbè, allora casomai ci torniamo tra un istante. Ferdinando, naturalmente Tele4, come è stato ai tempi di primavera, ha raddoppiato lo sforzo per essere più vicino ai nostri telespettatori, infatti questa sera siamo live dalle 19:30.
Sì, guarda, faremo così un po' tutti i giorni, ampliando anche la fascia di formazione. Questa sera mi dispiace, poi vedo, ho visto tanti commenti sui social, non siamo riusciti neanche a sentire le telefonate perché avevamo così tanti collegamenti, questo mi dispiace molto. Insomma, da domani mattina ricominciamo con sveglia alle 7 e quindi poi tutte le sere, domani c'è anche il caffè dello sport, insomma, quindi avremo modo di ricordare, perché vedo che ancora molti non hanno chiaro cosa significhi essere in zona arancione. C'è un paradosso rispetto per esempio all'ordinanza. È vero che bisogna sempre evitare i luoghi di assembramento, ma negli ultimi giorni, interpretando l'ordinanza di Federica, avevamo capito che per esempio a Barcola era meglio non andare, no? E invece, ritirando quell'ordinanza, valendo la regione arancione, cioè, oggi in molti sono magari andati a camminare, come dicevamo, ma comunque la metà almeno rispetto alla settimana precedente. Quindi il preservarsi il più possibile, restare a casa se si può, è un po' l'indicazione che resiste, ecco, certo, che resiste a queste settimane, sperando che l'arancione vada via prima possibile. Chiedo ad Alessandro Arino a questo punto se possiamo sentirci in settimana per fare ulteriormente il punto della situazione, perché mi sembra molto importante anche come strumento di servizio a chi si trova in difficoltà da tutte le parti, diciamo così, della situazione immobiliare. Molto volentieri. Grazie ancora allora, grazie, Alessandro Arino, serata, per essere stato con noi e aver dato questa importante prospettiva, diciamo duplice, no? La doppia faccia della medaglia del mercato immobiliare ai tempi del Covid. Ferdinando, siamo in chiusura, domani mattina ovviamente c'è Sveglia Trieste, purtroppo non riesco a collegarmi in chiusura, ma ringrazio anche Gianluca Paladini, Lorenzo Iannacone, Massimo Giraldi, Annalisa Plett in regia. E chiudiamo così, Ferdinando, la prima giornata in zona arancione, sperando di avere al più presto novità positive, mettiamola così. Sì, no, pensavo che Gianluca fosse partito per Padova con il signore, con il telespettatore di prima, quindi è sparito in Piazza Libertà. Va bene Marco, buon lavoro ancora e grazie a tutti per averci seguito. Ovviamente restiamo sempre a disposizione per cercare di chiarire, come sempre, tutti gli aspetti anche più controversi, più difficili da interpretare, più complicati, per sentire le voci di tutti, insomma, come sempre abbiamo fatto negli anni e come continueremo a fare. Ciao e grazie. Grazie a Ferdinando, grazie ai telespettatori, ci vediamo domani mattina su Tele4, Sveglia Trieste, i TG, le dirette, la sera alle 21, il caffè dello sport. Ciao.